getting ready for Padova, for the TEDx. I'm charging. That's what we'll bring with us. 10 kilograms of technology. Ooh. Devo dire che ho perso l'abitudine a stare negli aeroporti. Sì, anch'io. Ho iniziato a confondermi e non sapere di quali dati avevo bisogno per muovermi all'interno dell'aeroporto. Fortunatamente il setting col mio marsupio, cioè, mentre mi ripasso il mio bel talk. Ci vediamo dopo. Laptops must be safely stowed for takeoff. Mezzanotte 04, arrivati allo Sheraton di Milano. Dove sta Doha? Bellissimo, sono vere. Sì, sono vere. Figata. Benvenuti nella nostra stanza. Carino. Utile. Niente male, devo dire. Servite! Si vede che siamo in Italia. Un gran bello specchio, sempre utile. Bella. Anche un bel tavolo, sedie comode. Già immagino che cosa poterci fare lì. Altro specchio, un bel lettone comodo e una bella finestrona enorme. Luce, 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 luce. Come si accende? Non so come si accende. Comfort. Steve Mori perché continui a riprendermi, non mi riprendere. Fatti gli affari tuoi, lasciami stare un attimo. Comunque, vista aeroporto, vista costa. Panino, cioè tramezzino. Devo dire che la cosa più figa di aver affittato una camera allo Sheraton è proprio il fatto di non avere il trauma di dover arrivare in un aeroporto a mezzanotte, doversi prendere un taxi, cercare, portarsi le valigie dietro, cercare il posto, arrivare, fare il check-in e perdere ulteriore tempo. Con lo Sheraton direttamente abbiamo la segnaletica all'interno dell'aeroporto Milano Malpensa e quindi siamo arrivati, non ci siamo dovuti neanche troppo infreddolire, già una magliettina termica è bastata ed è direttamente da dentro l'aeroporto, comodo, bello. Beh, di solito effettivamente ce la siamo fatta un pochino più pesante gli arrivi, però d'altronde 4 ore di volo non sono neanche tante. Anzi. Allora, io... abbiamo un... uno di Ringo lo prenderei. Un Ringo. Acquapanno. Devo leggere. Ma adesso in Italia esiste un liquore che io amo, che in Canaria non esiste. Cioè, esiste nel mondo, ma nessuno lo compra, nessuno se lo fa importare, che si chiama Saint Germain. Adesso io cerco qualcuno che mi venda una cassa di Saint Germain perché la voglio portare in Canaria e farla assaggiare a tutte le persone che vengono a casa nostra e ubriacarmi, perché non mi ubriaco mai, cioè non bevo alcol se non è Saint Germain. E quindi ho intenzione di alcolizzarmi, cioè non alcolizzarmi. Ho intenzione di godermi un Saint Germain spritz di tanto in tanto, quindi sarò ben felice di prenderlo da qui e spedirmelo a casa. E probabilmente, magari, non so, i canari inizieranno a bere Saint Germain, anche se dubito perché non è barato. E alle Canarie gli piacciono le cose cheap,
E non è una bottiglia tanto cheap, però è buonissimo. Non mi hanno pagato per fare pubblicità a questo liquore, però vi consiglio assolutamente di assaggiare almeno una volta nella vostra vita un Saint Germain Spritz. Quindi, l'obiettivo di questi 5 giorni a Milano: cercare qualcuno che ci spedisca una cassa di Saint Germain a Tenerife. Ui, sei riuscita a chiamare la reception? Non abbiamo il wifi. Allora, qui abbiamo delle salviettine, breakfast order, come funziona, aree sanificate. Oh. Carino, c'è anche l'appendiabiti. Abbiamo anche un ferro da stiro, un accappatoio, le grucce di legno. Niente male il nostro bagnetto. Toothbrush grande, bravissimo, utilissimo sempre. Vediamo. Mi piace sempre vedere cosa c'è. Lametta. Certo ragazzi, quella ha due lame. Eviterei proprio di utilizzarla, però in casi estremi abbiamo anche la crema depilatoria. Ah, due kit. Il cotton fioc. Grande cotton fioc. Due mezzi litri d'acqua. Questo. A proposito del nostro fetish per gli interni, l'arredamento, funziona così: noi scegliamo una stanza d'albergo perché immaginiamo tutti i posti in funzione del fatto in funzione di quanti posti abbiamo in cui si possa fare. È arrivato il momento di tirare fuori i giubbotti. Odio viaggiare nei posti freddi perché non ci entra niente. Pensate quanti bikini ci possono stare al posto di un cappotto così grande. Pensate quanti bikini. No, siamo rimasti svegli. Sono le 3:18. Ancora presto, è per 3:18 orario giusto, 3:18. 3 no, 3:18 orario giusto. Dove sei? Aspetta. Ad Abano Terme, e il nome già doveva farmici pensare, e siamo venuti in un posto dove chiunque ha una terma da qualche parte nascosta sotto il giardino senza un costume. Quindi adesso compriamo un costume. Costume, guarda, ci sono anche le... un costume da donna. Mannaggia, io da bambina me lo devo fare. Dunque, ieri... Ah, Stefano si fa sempre... Parli di dose di caffè come se fosse droga. Andiamo a fare colazione, 8:30. Anche oggi giornata impegnativa. Devo fare il mio vlog, non è possibile. Quindi, no, racconta per me, una volta che ci sei. Dai! Stai facendo? Il mio vlog, il nostro vlog, okay. Dai.
andiamo a correre a fare colazione, oggi è giornata impegnativa. Subito dopo colazione andiamo vicino a Porto Ostra a fare le prove, poi facciamo pranzo leggero e poi TEDx. Buongiorno. Ah, cazzo, ho dimenticato la mascherina. Kia, siamo di Kia, fantastico. Le vacche di Gordi. Il miele, sì. Le meringhe. E qua c'è lo yogurt. Poi, a colazione. E il limoncello. C'è salmone? Sì. Fantastico. Bello. Il vostro interlocutore molti più dati di quelli che vi ha chiesto.